L'ambasciatore russo all'ONU giustifica il fallimento del protocollo di Minsk. Non avevamo altra scelta. In Turchia arrestati gli imprenditori che hanno costruito gli edifici crollati. Ritrovato il corpo del calciatore ghanese Christian Atsu. Londra, Belfast e Bruxelles più vicine all'accordo sul protocollo per l'Irlanda del Nord. Terza giornata del Festival del Cinema di Berlino, presentato l'atteso docufilm di Sean Penn sulla guerra in Ucraina. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU la Russia ha giustificato la sua invasione dell'Ucraina e lo ha fatto proprio nei giorni dell'ottavo anniversario del protocollo di Minsk. У нас этого не появилось. И чем больше вы нам будете сегодня, вопреки очевидным фактам, читать сказки о том, что Россия не выполняла Минские соглашения, тем больше людей поймет, что у нас не было выхода, кроме как защитить нашу страну, защитить ее от вас, защитить нашу идентичность и наше будущее. I canali diplomatici sembrano ormai esauriti. La Russia ha comunicato al premier austriaco Karl Nehammer di aver espulso quattro diplomatici come rappresaglia per l'espulsione di quattro diplomatici russi da Vienna accusati di spionaggio. I leader dei paesi baltici hanno sottolineato al vertice per la sicurezza di Monaco di Baviera che insisteranno affinché venga istituito un tribunale internazionale per indagare sui crimini di guerra commessi dalle truppe russe. I filmati dei droni mostrano la totale distruzione provocata a Idlib, in Siria, dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso, che ha colpito il sud della Turchia e il nord-ovest della Siria. Le vittime in totale in entrambi i paesi sono oltre 43.000. Nei pressi dello stadio di Idlib, città siriana controllata dai ribelli, è stata allestita un'enorme tendopoli per accogliere una parte delle migliaia di persone che sono rimaste senza un tetto. A Karan Manmarash, altra città epicentro del terremoto in Turchia, sono stati arrestati alcuni degli imprenditori edili che hanno costruito con materiali scadenti gli edifici crollati. Sotto le macerie di un palazzo di 12 piani ad Antiochia in Turchia è stato ritrovato il corpo senza vita del calciatore ghanese Christian Atsu. Aveva 31 anni. I negoziati tra Londra e Belfast per cercare di salvare il protocollo dell'Irlanda del Nord procedono, ma c'è ancora molta strada da fare. Il più restio al compromesso, il partito unionista, resta tuttavia al tavolo delle trattative, come conferma il leader Geoffrey Donaldson. The decisions that will be taken by the Prime Minister and by the European Commission will either consign Northern Ireland to more division or they will clear a path towards healing and to the restoration of the political institutions. Mary Lou MacDonald e Michelle O'Neill, leader del partito Sinn Féin, hanno affermato che occorre raggiungere un accordo il prima possibile, mentre il premier britannico Rishi Sunak ha obiettivi ben precisi. Well, the test that I've set myself is that we protect Northern Ireland's place in our internal market, that we protect the Belfast Good Friday Agreement, that we resolve the practical issues that the protocol is causing families and businesses. Londra e Bruxelles potrebbero trovare l'accordo entro fine febbraio. Alla Berlinale è stata la volta di Superpower, il docufilm di Sean Penn sulla guerra in Ucraina. A termine della proiezione c'è stata una standing ovation. Inizialmente doveva essere un film sul presidente, il film si è concentrato sul conflitto ancora in corso. Si è cambiato registro con il film Blackberry, che ha trovato il consenso della critica e del pubblico. Il film di Matt Johnson racconta l'era del telefono cellulare con tanta ironia, ma non solo. La caduta del muro di Berlino torna in Un giorno ci diremo tutto di Emily Atef, la storia di una giovane donna che si innamora di un uomo di mezza età della Germania dell'Est. Ich mag das sehr.